torna agli artigiani del Natale nel chiostro della biblioteca ed è già folla. Allora, questa iniziativa raccoglie il meglio delle produzioni locali e artigianali. Sì, per noi è enorme soddisfazione vedere tutte queste persone che si fermano dai nostri artigiani in un luogo meraviglioso. E siamo qui per festeggiare non soltanto il Natale ma la nostra splendida città. Oltretutto la città di Natale attrae tantissime persone perché non si fermano a mangiare al Prato o in Piazza Grande. È un'iniziativa molto importante per tutta la città e possiamo vedere fin da stamattina dalle 10 che era completamente piena. E è un lustro per la nostra associazione far parte di questa iniziativa. La cosa che secondo me attrae è veramente la qualità del prodotto. Io credo di sì, credo che... In fondo la bellezza della città si trasmette anche nei prodotti che i nostri artigiani poi vanno a realizzare, prodotti sia agroalimentari ma anche di manifattura, quel genius loci che poi viene trasmesso, viene recepito da tutte quello che vediamo anche dentro questo meraviglioso chiostro e poi trasformato in prodotti alimentari. Quindi, credo che essere in un determinato posto piuttosto che in un altro ad Arezzo faccia la differenza.